A malapena la giornata è già iniziata e sono già le 6 di sera. Appena arrivato il lunedì ed è già venerdì e il mese è già finito e l'anno è quasi passato e già 40, 50 o 60 anni dalla nostra vita sono passati e ci rendiamo conto che abbiamo perso i nostri genitori, i nostri amici, i nostri fratelli, le nostre sorelle. E ci rendiamo conto che è troppo tardi per tornare indietro. Allora cerchiamo, nonostante tutto, di godere a fondo del tempo che ci rimane. Non smettiamo di cercare di avere attività che ci piacciono. Mettiamo colore nel nostro grigiore. Sorridiamo alle piccole cose della vita che mettono il balsamo nei nostri cuori. E nonostante tutto, dobbiamo continuare a godere con serenità di questo tempo che ci rimane. Cerchiamo di eliminare i dopo. Lo faccio dopo, dirò dopo, ci penserò dopo. Lasciamo tutto per più tardi, come se dopo fosse nostro. Perché quello che non si capisce è che dopo il caffè si raffredda, dopo le priorità cambiano, dopo il fascino svanisce, dopo la salute passa, dopo i bambini crescono, dopo i genitori invecchiano, dopo le promesse sono dimenticate, dopo il giorno diventa notte, dopo la vita finisce. E dopo è spesso troppo tardi. Allora non lasciamo niente per più tardi, perché in attesa di sempre a più tardi possiamo perdere i momenti migliori, le migliori esperienze, i migliori amici, il meglio della famiglia. Il giorno è oggi, il momento è ora. Non siamo più all'età in cui possiamo permetterci di rimandare a domani ciò che deve essere fatto subito. Allora vediamo se avrete tempo di ascoltare questo messaggio in questo video e poi di condividerlo. O forse lo lascerete per più tardi e non lo condividerete mai. A buoni intenditori.